casa sua, Presidente, ovviamente. L'onorevole Gemmato è con noi. Allora, Marcello, dobbiamo concludere una lunga, intensa mattinata, ricca di interventi interessantissimi. La fortuna è stata quella di avere davvero gli attori principali del mondo salute qui in questa sala, che ci hanno dato contributi, diciamo, molto importanti, interessanti, per i quali poi abbiamo anche interrogato il Ministro della Salute. Il momento clou ovviamente è questo, tra poco sentiremo dal leader di Fratelli d'Italia la posizione ufficiale del partito su questo PNRR che l'onorevole Lollobrigida ha rimodellato con una terza R, riflessione, cioè oltre a ripresa, resilienza, ha aggiunto anche la riflessione, perché questo è un tema che comporta una seria e approfondita riflessione. Marcello. Sì, grazie dottor Romita. Il mio un semplice intervento di saluto è l'ennesimo. Lo dico e ovviamente non mi permetto di esprimere alla presenza del Presidente del mio partito posizioni che evidentemente saranno ripresi da lei, se non per dire che siamo alla conclusione di diverse ore di incontro dove, come opportunamente ricordava, abbiamo ascoltato i maggiori soggetti primari della sanità, quindi professionale, medici, farmacisti, infermieri, farmaindustria, abbiamo ascoltato il terzo settore, abbiamo ascoltato le regioni, Marsilio, Acquaroli, cittadinanza attiva, quindi il terzo settore, per dire ciò che non va nel PNRR e da forza patriottica e di governo pensare a integrare e quindi tramutare in azioni di governo le criticità che si sono rilevate nello stesso. È il metodo di Fratelli d'Italia, è il metodo che da anni ci diamo, quello dell'ascolto quotidiano, costante, che comporta fatica, non lo dico, lo ricordava lei, l'abbiamo costretta 5 ore su quel trespolo, noi sono giorni che lavoriamo su questo, l'onorevole Meloni sta dedicando gli anni migliori della sua vita alla patria, alla nazione, a documento della vita privata, familiare, mi permetto insomma di fare delle notazioni anche personali, perché diciamo è il metodo, noi siamo una forza di popolo, dialoghiamo col popolo, dialoghiamo a maggior ragione con i corpi intermedi per fare sintesi. La sintesi, Giorgia, l'abbiamo fatta in un documento di posizionamento arricchito dalle posizioni di tutti i professionisti che poi porteremo alla tua attenzione, sarà integrato e poi presentato al Ministro Speranza come documento di posizionamento di Fratelli d'Italia, del mondo professionale, del mondo industriale, del mondo del terzo settore, del popolo italiano rispetto alla sanità del futuro e del terzo millennio. Rispetto a questo io mi taccio e ovviamente, lascio la parola all'onorevole, no, al conduttore che stimolerà. Sì, due semplicissime, direi anche un po' scontate domande. Prima di tutto il giudizio complessivo di Fratelli d'Italia sul PNRR. Quali sono le questioni che avete posto in Parlamento e in sostanza che cosa c'è da aggiungere o da cambiare? Dunque, intanto ovviamente buongiorno a tutti, grazie ai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia, grazie all'onorevole Marcello Gemmato, che è il nostro responsabile per il settore della sanità, per aver organizzato una iniziativa di così alto livello su un tema così complesso. Non è la prima iniziativa di questo tipo che i gruppi di Fratelli d'Italia organizzano, e questo, penso, lo diceva Marcello, vale la pena sottolinearlo, dimostri anche la serietà dell'opposizione che Fratelli d'Italia sta conducendo. Queste sono iniziative che normalmente organizzano diciamo, i partiti di maggioranza, quelli che hanno i governi, e l'opposizione insomma molto spesso si limita a dire non c'è niente che vada bene, invece il lavoro che facciamo noi è un lavoro di rapporto tra la società italiana e le istituzioni, e anche un partito di opposizione, soprattutto se un partito serio di opposizione, ha il dovere soprattutto di confrontarsi con gli attori della società su materie complesse, materie che oltretutto di rado trovano il giusto approfondimento nei grandi dibattiti, nei grandi media, e che invece poi fanno la quotidianità dei cittadini, particolarmente in un momento come questo nel quale appunto noi ci confrontiamo con questo PNRR, con questo tema del recovery fund, del recovery plan, che insomma obiettivamente è una grande occasione. Ora io su questo faccio mezzo passo indietro, nel senso che
PNR, cioè il recovery fund in sé è sicuramente uno strumento che all'Europa ha fatto fare un passo in avanti, soprattutto per il tema del debito comune, ed è uno strumento che può offrire sul medio-lungo termine obiettivamente una grande possibilità alle nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, che stanno accedendo. Però io credo che lungo il dibattito che ha portato alla definizione di questo piano, alla fine le cose non siano andate esattamente come si sperava. Ci sono alcuni elementi che vanno valutati perché noi possiamo considerare seriamente quello che accadrà, perché io ho visto molta propaganda fatta su questo tema e la propaganda mi fa sempre paura, perché poi c'è un momento in cui, quando i cittadini capiscono che quella propaganda non era reale, se la prendono con la politica nel suo complesso. Allora, punto primo, le risorse Recovery Fund, così come sono state configurate, vedono una parte molto più consistente di prestiti piuttosto che di risorse a fondo perduto. Quindi intanto noi dobbiamo sapere che buona parte dei fondi a cui l'Italia sta accedendo sono debiti, e questo ci pone di fronte a una grandissima responsabilità, perché fare deficit e creare nuovo debito significa scaricare sui nostri figli il prezzo di quelle scelte, e questo ovviamente comporta da parte della politica capire che tu puoi spendere soldi dei tuoi figli se crei qualcosa che rimanga ai tuoi figli. In secondo luogo c'è un tema che riguarda le cosiddette risorse proprie con le quali l'Unione Europea intende finanziare questo fondo, che non è chiaro perché rischia di comportare nuova tassazione, e anche qui voi capite che creare nuove tasse in un'economia che è già molto compromessa per recuperare risorse che in teoria servono a salvare quell'economia è qualcosa che rischia di non funzionare perfettamente. In terzo luogo c'è una discrezionalità, secondo me, eccessiva da parte della Commissione Europea sulle riforme che si devono fare per ottenere queste risorse. E siccome io credo che l'Unione Europea utilizzi anche spesso due pesi e due misure nel valutare queste riforme, diciamo, anche su questo sono un po' in ansia. In ultimo, le risorse che sono state raccontate in Italia, per questo sto raccontando tutto questo, sto facendo tutta questa premessa, che sono state raccontate in Italia come una specie di pioggia di soldi che stava piovendo sul territorio nazionale, in realtà hanno dei tempi di erogazione lunghi rispetto a quello con cui noi ci confrontiamo e alle difficoltà con le quali noi ci confrontiamo. E diciamo, appunto, faccio questa premessa perché il racconto dei soldi che piovono in Italia grazie alla credibilità del governo Conte in particolar modo è un racconto falsato. Intanto i soldi non pioveranno, in secondo luogo i soldi sono destinati a investimenti e i risultati di quegli investimenti si vedono nel medio e nel lungo periodo, e questo comporta che scrive il governo nel PNRR che noi nel breve periodo avremo una contrazione alla nostra bilancia commerciale. Cioè noi saremo costretti a importare, in forza di quelle che sono le priorità individuate dal PNRR, dalla Cina, dall'Europa, eccetera, e quindi il rapporto tra il nostro import e il nostro export peggiorerà. Ma questo solo per dire le cose come stanno e per dire che tutto questo gioco vale la candela se siamo in grado di costruire sul lungo periodo, sul medio periodo, con queste risorse qualcosa che possa davvero fare la differenza rispetto allo sviluppo italiano. Nel merito del PNRR del governo, io non ho condiviso il merito, noi non abbiamo condiviso il merito, Fratelli d'Italia ha denunciato il merito con cui il governo si è mosso e torno a farlo anche qui. PNRR investe 250 miliardi di euro, come abbiamo detto, per lo più soldi che produrranno nuovo debito, soldi spesi in deficit, e io penso che un investimento di tale portata che grava sui nostri figli non possa che passare dal Parlamento della Repubblica Italiana, perché noi siamo una Repubblica parlamentare, come ci viene ricordato a ogni piesso spinto quando bisogna fare qualche inciucio di palazzo. E invece il Parlamento della Repubblica Italiana, il PNR, non l'ha neanche letto, perché la versione definitiva del PNRR con le sue 370 pagine di tabelle, di numeri e di scelte strategiche è arrivato ai parlamentari della Repubblica Italiana 2 ore prima dell'inizio del dibattito parlamentare. Ed è arrivato già bollinato positivamente dalla Commissione Europea, a dimostrazione del fatto che il governo aveva il piano molto prima, ma che ha deciso di non condividerlo con il Parlamento della Repubblica Italiana. È una scelta che io non mi sento di sostenere.
perché appunto, fino a prova contraria, i parlamentari della Repubblica Italiana, con tutti i limiti che hanno, sono anche quelli che rappresentano il popolo italiano. Ragione per la quale Fratelli d'Italia si è astenuta, non assumendosi, a differenza degli altri partiti, la responsabilità di dire sì a un piano che non aveva avuto la possibilità di valutare. Lo abbiamo valutato successivamente e continuo a ritenere che chiaramente sia difficile fare una valutazione complessiva in assenza di idee chiare sulle, per esempio, le riforme che si annunciano. Si dice riforma fiscale, ma non si sa quale, e lei capisce che cambia qualcosa. Posso dire quali sono le proposte che aveva fatto Fratelli d'Italia e che non sono state recepite. Noi avevamo chiesto, ad esempio, di considerare tra le scelte strategiche italiane tutto il tema dell'economia del mare. L'Italia è una nazione che è una piattaforma nel Mediterraneo e si occupa come se fosse, si comporta come se fosse la Svizzera, come se il mare non lo avesse. Non c'è uno sviluppo dell'infrastruttura portuale, non c'è attenzione sul, la sufficiente attenzione riguarda anche le risorse del PNRR sul tema dello sviluppo turistico, non c'è attenzione all'economia dalla pesca in poi che ruota attorno al mare, non c'è, non ci si pone il problema del fatto che noi, diciamo, per la nostra posizione dovremmo essere lo snodo centrale nel Mediterraneo e non riusciamo ad avere questo ruolo perché le nostre infrastrutture non sono adeguate. Avevamo chiesto attenzione rispetto al tema del marchio, l'Italia non è più competitiva nel campo della globalizzazione su molte cose, ma su una cosa nessuno è competitivo con noi, che è il marchio, che è il prodotto italiano. Avevamo chiesto ad esempio di investire risorse per la riconversione di produzioni mature verso tutto ciò che è marchio. Ci siamo occupati delle aree terremotate, ci siamo occupati del ruolo di Roma Capitale, che continua a essere un tema considerato solo diciamo problema dei romani, ma non è solo un problema dei romani. Roma è la capitale di questa nazione e le capitali delle grandi nazioni sono, diciamo, un'immagine sul documento d'identità di quella nazione. Oggi tutta la propaganda che si fa quotidianamente, delle volte anche a ragione, ma molte volte strumentalmente contro la capitale, è in realtà una propaganda che si sta facendo contro la nazione nel suo complesso. Avevamo chiesto di parlare di sicurezza, che è un altro tema economico. In Italia non si fanno investimenti perché non c'è certezza del diritto, non c'è certezza della pena, e quindi avevamo chiesto tra gli investimenti anche la questione di un piano carcerario. Nessuna di queste proposte è stata considerata perché c'è stata in qualche maniera da parte del governo la volontà, probabilmente per non creare problemi nella sua variopinta maggioranza, di confrontarsi con il Parlamento. Però credo che questa non fosse la scelta giusta e credo che alcune grandi domande che rimangono all'esito della lettura del PNRR siano figlie della mancanza di questo dibattito. Non è vero, e chiudo, che i tempi della consegna del piano italiano fossero così stringenti. L'Unione Europea ci aveva mandato a dire che era per loro molto più importante avere un piano ben fatto che un piano che arrivasse entro la famosa scadenza del 30, per cui la scelta è stata una scelta politica che io non mi sento da questo punto di vista di sostenere. Ciò non toglie che continuiamo a lavorare con le nostre proposte, come si vede anche oggi per esempio sul campo della sanità, adesso ovviamente ne parliamo, per cercare di dare una mano, perché ci rendiamo perfettamente conto del fatto che questa rimane, nonostante tutte le difficoltà, una grande occasione per questa nazione. Onorevole Meloni, questa mattina noi abbiamo, lei lo sa, abbiamo ascoltato le diverse voci del mondo della sanità, professionisti, categorie, terzo settore, aziende, e tutte hanno dato un significativo contributo. Ora, le misure del PNRR per la sanità, secondo lei, sono sufficienti? Ma guardi, intanto noi questa mattina abbiamo organizzato questa iniziativa anche per chiederlo a chi questo mondo lo vive, no? Cioè, qui parliamo di materie che sono estremamente complesse, rispetto alle quali secondo me la politica deve avere l'umiltà di confrontarsi con chi ovviamente ne sa più di te e con chi può aiutarti dal punto di vista di chi quotidianamente vive un problema, anche ad avere elementi che potevi non aver considerato. Per cui Marcello diceva correttamente, l'onorevole Gemmato, che noi abbiamo un documento di posizionamento molto preciso sul tema della sanità, ma che prima di consegnarlo abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per poter inserire all'interno di questo piano anche tutte le valutazioni e le proposte che ci sembrano di assoluto buonsenso, che arrivano da un confronto così serrato con tutte le persone che hanno partecipato stamattina, motivo per il quale ovviamente io voglio ringraziare tutti i relatori di questa giornata, perché insomma il livello di questa iniziativa è un livello estremamente alto e vuol dire che ci sono moltissime persone
estremamente autorevoli che hanno scelto di darci una mano. E ovviamente va ringraziato anche il Ministro Speranza che è venuto a confrontarsi con noi, perché il confronto è sempre una cosa importante. Io quindi voglio assicurare la massima disponibilità al dialogo da parte di Fratelli d'Italia, considero questa una delle tante iniziative che abbiamo fatto e che faremo, e tutto il mondo, diciamo, della sanità, delle professioni sanitarie sappia che su di noi può contare, se non altro per avere una persone che con responsabilità, con umiltà e con dedizione vogliono ascoltare e sono recettive. Dopodiché io sul piano in sé non aggiungo molto rispetto a quello che so che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno già ampiamente raccontato stamattina, per non appesantire, diciamo, chi ci ascolta. Ci sono alcune riflessioni da fare. Primo, le risorse. Le risorse del PNRR sul tema sanitario, atteso che questo piano nasce per rispondere a una crisi pandemica e quindi a una crisi sanitaria, per me sono insufficienti. Cioè i famosi 20 miliardi su un piano complessivo che ne mobilita 250, se noi consideriamo l'impatto che il Covid ha avuto, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, sul mondo sanitario, e se consideriamo che il sistema sanitario nazionale negli ultimi 10 anni ha avuto un taglio pari al doppio di quello che oggi viene mobilitato con il recovery, con il PNRR, secondo me rischiano di essere risorse assolutamente insufficienti. E quindi penso che appunto, se calcoliamo anche il dato per cui mediamente la spesa ogni anno per il sistema sanitario nazionale è di circa 115 miliardi e qui parliamo di 20 miliardi in 3 anni, lei capisce che l'impatto non sarà un impatto dirompente, perché purtroppo i numeri questo dicono. Dopodiché penso che ci sia da ricordare diciamo tutta la materia del personale, perché il PNRR interviene strutturalmente sulla vicenda sanitaria, ma dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non affronta adeguatamente il tema delle professioni sanitarie. Noi abbiamo tutta l'annosa questione enorme che Fratelli d'Italia ha affrontato in molte occasioni dell'imbuto formativo per tutto quello che riguarda appunto i medici e le professioni sanitarie, che ci ha impedito di avere sufficienti medici specializzati quando ci servivano, e non è che non l'abbiamo visto, perché durante l'emergenza del Covid noi abbiamo avuto il problema sì che ci mancavano i respiratori, sì che ci mancavano le terapie intensive, ma abbiamo avuto il problema che ci mancavano i medici. E quindi credo che oggi non si possa prescindere dall'affrontare questa questione. Dopodiché, se in questo caso specifico diciamo, i medici in parte sono coinvolti, su tutto il rimanente, le professioni sanitarie, la questione non viene minimamente affrontata. Non viene minimamente affrontata sia diciamo, quando si tratta di accesso alla professione, sia quando si tratta di specializzazione. Di fatto si finisce per continuare a diciamo, scaricare questo problema su una materia di possibilità economiche. Si crea di fatto una enorme discriminazione in base al censo, e io penso che questa sia una materia che si dovesse affrontare anche in un momento nel quale tu decidi di operare delle riforme strutturali collegate alle risorse che spendi, perché altrimenti non risolverai il problema. Terza questione, si prevede, ma appunto do degli spunti, si prevede nel PNRR la creazione con 2 miliardi di euro di quasi 1300 case di comunità. Non sappiamo, quindi diciamo delle realtà territoriali nelle quali vengono concentrati una serie di servizi, ma questo è tutto quello che noi sappiamo. Sappiamo altro, sfido, cioè qui ci sono fior fiore di esperti del settore, sfido a dirmi se sappiano cos'è una casa di comunità. Quindi come vengono organizzate, come vengono costruite, chi le gestisce, come vengono pagate, cioè le risorse che serviranno a tenere in piedi questa casa di comunità, sono risorse aggiuntive o sono risorse che noi prenderemo dai già provati bilanci regionali? Cioè, senza queste risposte lei capisce che è un po' difficile fare delle valutazioni. A me pare un modello molto simile a quello delle case della salute. Le case della salute non sono mai decollate, non ce le ripropongono nel PNRR e neanche ci dicono come. Per cui
è un po' quello che dicevo prima sulla riforma del fisco, no? È un po' difficile senza avere risposte che poi fanno la differenza capire esattamente di che cosa stiamo parlando. In ultimo, ma questo proprio lo dico diciamo con un flash, cioè 42 anni dopo sistema sanitario nazionale, istituzione del sistema sanitario nazionale, forse una revisione complessiva del sistema sanitario nazionale sarebbe stata l'occasione per farla, soprattutto alla luce della riforma del titolo quinto, alla luce del regionalismo, cioè del regionalismo sanitario. Mi pare che sia un altro grande tema che non viene affrontato, quindi a me pare che il PNRR diciamo faccia nei confronti della sanità il minimo sindacale, e considerato, come dicevo in apertura e chiudo, che noi partivamo dal Recovery Fund e dal PNRR proprio per rispondere a una crisi pandemica, quindi a una crisi sanitaria, a me pare che ci si sia un po' voltati dall'altra parte, ma faremo le proposte che abbiamo già meditato e che sono uscite da questa giornata al governo, nella speranza che poi in itinere, siccome il percorso è comunque un percorso lungo, quindi ci sono tante cose che si possono correggere, e nella speranza che possano essere ascoltate. Del resto si è visto per esempio con la vicenda del cashback che le proposte di Fratelli d'Italia non sono esattamente così peregrine, visto che poi il governo, dopo mesi che le abbiamo fatte, e il presidente Draghi decide di farle sue. Quindi spero che ci sia la stessa disponibilità all'ascolto anche su queste materie, proprio perché Fratelli d'Italia ha fatto anche questo lavoro che io considero molto prezioso, di ascolto e di anello di congiunzione tra gli operatori, gli esperti e il palazzo, diciamo così. Speriamo che ci sia una capacità di ascolto anche su queste materie. Bene, mi pare, onorevole Gemmato, che la presenza dell'onorevole Meloni abbia messo il sigillo su una iniziativa pienamente riuscita. Non so se vuoi ringraziare chi ha collaborato con te. Certo, un ringraziamento forte a tutti quanti voi. Abbiamo lavorato gestendo le criticità in assoluta tranquillità, sembra un ossimoro, però è così. Quindi un ringraziamento a tutti quanti voi, un nuovo ringraziamento a Giorgia, che non fa mai mancare la sua presenza di profondità nei temi e rispetto soprattutto anche al nostro dipartimento, testimonianza del fatto che esiste anche una realtà di ex giovani, che sono io perché sono più grande di Giorgia, di già giovani che si applicano insieme a tanti altri per immaginare una nazione futura, per immaginare una sanità futura, e immagino che momenti come questi diventino pietre miliari proprio nella crescita della proposizione politica non solo di Fratelli d'Italia ma dell'intero panorama politico italiano. Ovviamente grazie a tutti quanti ci hanno seguito sulle varie piattaforme in streaming, hanno avuto la pazienza di stare con noi tutta la mattinata. Se è possibile far vedere i collegati su Zoom, ecco, Giorgio, ci sono pure persone. Sì, salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie ancora. Sono tutti presidenti di associazioni del dipartimento che sono qui con noi. Li abbiamo fatti vedere anche nel corso della mattinata. CISL Toscana. Allora, onorevole Gemmato, possiamo far calare il sipario su questa bellissima mattinata. Grazie a tutti, arrivederci.